È stato un anno difficile e impegnativo per le forze dell'ordine. A tracciarne un bilancio, i massimi esponenti, insieme al prefetto Marchesiello di Udine, riuniti in conferenza stampa questo pomeriggio. In primo piano gli arrivi di migranti della rotta balcanica e la situazione in Borgo Stazione, servizio di Armando Mucchino. Non si può certo evocare la forse mai esistita Isola Felice, ma in fatto di sicurezza nell'ex provincia di Udine si vive tutto sommato tranquilli, con alcune emergenze gestibili e comunque sotto controllo. È il messaggio di fondo della conferenza stampa di fine anno che il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ha tenuto assieme ai vertici territoriali di Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Il rappresentante del governo ha voluto evidenziare due emergenze, per certi versi dissimili. La gestione dell'emergenza balcanica è sempre continua e ha avuto dei picchi anche importanti nel periodo estivo, ma è stata comunque ben gestita anche con la collaborazione delle forze dell'ordine. Sicuramente un altro punto di rilievo è stata la gestione all'interno di Borgo Stazione di alcune situazioni di tensione, iniziate con una rissa e poi via via culminate con le legittime proteste dei cittadini. Nella nuova sede di Via Pracchiuso continuano le attività di istituto che sono concentrate sull'accoglienza dei profughi ucraini, il monitoraggio dei prezzi, il sostegno delle persone fragili, l'onerosa gestione delle sospensioni delle patenti di guida. Il questore Alfredo D'Agostino ha evidenziato il lavoro dei suoi uomini lungo le direttrici di prevenzione e sicurezza che hanno lo snodo principale in Borgo Stazione, dove i risultati stanno arrivando. Il colonnello Orazio Ianniello, comandante provinciale dei Carabinieri, ha voluto sottolineare come tra la gente, per la gente non sia solo uno slogan dell'arma e qui lo stanno a dimostrare le 27.000 pattuglie sul territorio, una risposta di presenza alle 16.000 chiamate dei centralini alle stazioni. Il tenente colonnello Antonacci della Guardia di Finanza ha parlato di controllo economico e tenuta legale del territorio, mentre il comandante dei Vigili del Fuoco, Giorgio Basile, si è affidato a numeri e statistiche. Gli interventi, 8.000, fanno segnare un più 2%, il numero degli incendi più 31%, gli allagamenti 21% e gli incidenti stradali più 2,3%.